Dal Vangelo secondo Marco. Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?» Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in città, e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua. Seguitelo. Laddove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice: dov'è la mia stanza in cui possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi». I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione. Lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie. Lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti». Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Quando noi celebriamo la messa, noi non facciamo una rappresentazione dell'ultima cena, è proprio l'ultima cena. È proprio vivere un'altra volta la passione e la morte redentrice del Signore. Il Signore si fa presente sull'altare per essere offerto al Padre per la salvezza del mondo. Noi sentiamo o diciamo: ma io non posso adesso, devo andare a messa, devo andare a sentire messa. La messa non si sente, si partecipa.